ce li ho nell'atollo. Nella notte appena trascorsa, a poche miglia da Samos, l'equipaggio della motovedetta CP-322 della Guardia Costiera Italiana ha tratto in salvo 11 persone, di cui 4 bambini. I migranti erano a bordo di una piccola unità successivamente affondata. All'arrivo della motovedetta della Guardia Costiera Italiana, i naufraghi erano divisi in 2 gruppi distanti tra loro 300 metri. Il primo di questi era in acqua già da diversi minuti. L'intervento dell'equipaggio della motovedetta della Guardia Costiera Italiana, di cui fanno parte anche un soccorritore navale e un sommozzatore, ha permesso di salvare la vita di tutti i naufraghi. Prosegue così lo sforzo operativo della Guardia Costiera Italiana, presente nel mare Egeo su richiesta di Frontex, agenzia europea per il coordinamento e il pattugliamento delle frontiere.